siamo qui con dei comici viventi, sì. Per parlare di un comico non vivente? Sì, non vivente ma vivo nell'affetto di chi l'ha apprezzato in tanti anni. Potrebbe essere mio papà, potrebbe essere stato mio papà. Ma tu l'hai conosciuto? 21 anni. Ti è capitato di conoscerlo? Non ho fatto in tempo a conoscerlo e l'ho conosciuto come tutti noi, addirittura come signore di mezza età. Ormai ci siamo, caro, esatto. Ci siamo. E poi però ho cominciato ad apprezzarlo anche per le cose che scriveva. E non solo per l'apporto che ha dato al mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione. E cosa si può prendere oggi da Marcello Marchesi? Questa, secondo me, duplice, questo duplice aspetto del tragico e del comico. Lui è veramente colui che sa unire questi due aspetti contraddittori, ma solo apparentemente, perché poi sono i due estremi che si toccano. Tony, che viene a fare tu qua? Veramente, questa è la domanda vera, che vengo a fare io qua? Che c'entri tu con Marcello Marchesi? Stamattina vengo a leggere indegnamente i suoi testi ripubblicati da Bompiani per quest'anno, e appunto il Malloppo e il Dottor Divago. E farò una interpretazione, ovviamente. E ci sono delle battute che puoi rubare? Beh, sono, credo che appunto la cosa vera di Marcello Marchesi è che sia talmente entrato nel nostro, addirittura nel linguaggio, che certe cose le rubi senza saperlo. C'è cose che, per esempio, il Dottor Divago per me è una battuta geniale, no? Di persone che continuamente parlano, logorroici, lui l'applicava a Moro, ma insomma va bene per molti altri. E ce ne sono altre che si potrebbero ammodernare con i personaggi contemporanei, per esempio, appunto, per fare anche un po' di satira politica, voi mi permetterete, c'è una battuta di Marchesi geniale che io applicherei all'avvocato Ghedini, un cavillo, il mio regno per un cavillo, insomma, che trovo che sia fantastica.